Devo prima staccarla. Ciao a tutti, io è lui. E lei Sofì. E benvenuti in un nuovo episodio degli esperimenti pazzi. Finalmente, a grandissima richiesta, dopo tantissimo tempo, sono tornati gli esperimenti. E quindi è con immenso piacere che vi annunciamo che siamo strapronti a risporcare la nostra cucina. Quindi inizia ufficialmente la seconda stagione degli esperimenti. Dateci il vostro supporto lasciando infiniti like e condividendo ovunque questo video. L'esperimento di oggi è la sabbia cinetica. O sabbia ballerina, che fai balli brutti con noi. Direi di non aggiungere altro e vedere subito come si fa. Per il corpo o dei semi e della semola. Poi me la mangio tutta quella che rimane. Per prima cosa andiamo a pesare 300 grammi di semola. Mettiamola in una ciotola. Pesiamo 300 grammi di amido. Mettiamo l'amido insieme alla semola. Vicini vicini vogliamo stare. Adesso pesiamo 100 ml d'olio a mescolare tutto quanto. Però c'è stato un piccolo problemino. Come vedete sta cadendo tutto di fuori, quindi mi sa che dobbiamo cambiare ciotola. Ciotola gigante, vieni a me. Vieni. Grazie. Aggiungiamo del colorante. Noi prendiamo il blu perché è il mio colore preferito. Non è vero, il verde. E in realtà abbiamo solo questo. Allora, la consistenza è un po' troppo sabbiosa ancora, non è abbastanza cinetica, non so come dirvi. Quindi aggiungiamo un altro po' d'olio e vediamo che succede. La bibi. Dopo averla mescolata ben benino, proviamo ad impastarla un po' con le mani e vediamo com'è. Ed ecco qui la nostra sabbia cinetica. Già vi posso dire che il colore è davvero bello bello bello, perché questo azzurro smeraldo che mi piace molto. Lo smeraldo è verde, non blu. Vabbè, lo stesso, proviamola. Prendiamo una stampina. Eh sì, noi abbiamo soltanto questo bicchiere di plastica come stampino. E andiamo a provarla, quindi riempiamo il nostro bicchiere. Ragazzi, dovete sapere che io sono una maga dei castelli di sabbia. Quando ero piccola ne facevo un sacco. Maga, al massimo strega dei castelli di sabbia. Che poi quando ero piccola significa l'anno scorso, se non quest'anno. Questa è la nostra sabbia. Io sono al mare in questo momento. Chissà se è riuscito. Chissà se è riuscito. Chi è? Oh, non lo so. Devo prima staccarla. Cos'è successo? Vado. Olè! La 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 la. Ragazzi, siete pronti a vedere la cinecità che non esiste? Sì. Io ormai conio le parole. L'hai distrutto! In teoria questa sabbia cinetica è magica perché prima si compatta come se fosse pongo, però appena poi facciamo così si sgretola, diventa tutta pastosa come se non fosse mai stata pongo. Aspetta, ci voglio giocare anch'io. È stranissimo perché è la stessa sensazione di giocare con la sabbia quella umida che c'è in riva al mare. Guardate, così è pongo. Però se metto un po' di forza, oh! Sporchiamo la cucina! Provo a fare un castello, che io sono un amante, un appassionato. L'esperimento di oggi si conclude qua. Come sempre, noi salutiamo due di voi che ci hanno lasciato un commento su Instagram. Salutiamo Pachi Official e Jessie Giada. Vi mandiamo un bacione a voi e a tutti. Ciao! Ciao.